Siamo qui con Viginello Vacanze News, con il nuovo presidente del Castrum Bianelli, Pietro La Frocia. Vediamo un attimino cosa ci vuole dire su questa nuova avventura. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare Viginello Vacanza per la presenza e per la promozione che sta facendo allo sport viganellese. Questa è una partita molto importante per noi perché rappresenta la rivincita dell'ultima partita di l'anno scorso, che purtroppo tutti sappiamo come è andata a finire. Abbiamo subito una dolorosa sconfitta durante lo spareggio per l'accesso diretto alla Serie C1, che sarebbe la massima serie regionale. Comunque adesso abbiamo la possibilità di rifarci e di far comunque vedere che siamo una squadra all'altezza di questa categoria, perché penso l'anno scorso abbiamo pagato dazio soprattutto dovuto all'inesperienza, all'eccessiva tensione, però abbiamo capito, abbiamo fatto tesoro di quella sconfitta, che è stato comunque uno schiaffone molto salutare, molto istruttivo. E adesso abbiamo la possibilità di rifarci e di far capire che comunque a Viginello, almeno per il momento, come andiamo noi. Okay. Allora ringraziamo il presidente e ci sentiamo dopo, a fine del primo tempo. Grazie presidente. Salve. Bravo! Seguita, seguita!
Guarda, guarda, ha fatto l'arma.
fatto partire. Portiere testa in gol. Chi sta componendo questa? Bella partita comunque. Ho combattuto su fare fino alla fine. Bella partita, capito? Bella vincere. Alla partita non dice di. Vai, allora siamo qui con il mister del Castrum Bianelli, Domenico Pollì. Allora, come ha visto la squadra? Una partita abbastanza tirata fino all'ultimo minuto. Sì, come hai detto tu, è stata una partita molto tirata, una partita difficile. Onestamente questa è una buona squadra. Credo che anche il pubblico si è divertito, perché è stata una partita dove si poteva vincere ma si poteva anche perdere. Sono quelle partite equilibrate. Dai miei ragazzi non è niente da rimproverare, perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare, secondo me. Abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita. Purtroppo abbiamo preso anche oggi un po' di pale, traverse, però in queste partite sono sempre insidiose, perché loro effettivamente hanno dimostrato di avere un grande valore, quindi è un buon, anche se in casa, però io come la vedo in casa o fuori casa, tu la partita la devi andare a giocare, è un buon punto contro una buona squadra. Chiaramente speriamo che in futuro riusciamo a superare questo tabù un po', non che non facciamo gol, però di essere più concreti. Perché anche oggi, se in qualche altra occasione, in qualche occasione eravamo più concreti, la partita prendeva tutto un'altra piega. Però io sono contento dei ragazzi e devo dare i complimenti, perché secondo me hanno fatto tutto quello che dovevano fare e tutto quello che facciamo in allenamento lo hanno fatto. Poi, purtroppo in questi casi anche un po' di fortuna ci vuole, però vi ho dato onestamente i complimenti e andiamo avanti. Grazie. Prego. Siamo qui a fine partita dopo 2-2. Con il direttore sportivo Giovanni Fiore. Gli chiediamo cosa pensa della partita. Si è trattato di una bellissima partita, un 2-2 che secondo me ci sta un po' stretto e potevamo fare meglio. Forse c'è stato, abbiamo preso il secondo gol noi quando eravamo in vantaggio sul 2-1 per un errore individuale, e speriamo di fare meglio, soprattutto adesso nella prossima partita a Matera. È una partita difficile. È una squadra che ambisce a vincere il campionato e noi come al solito daremo il massimo per la nostra comunità e per i nostri supporter. Grazie. Allora siamo qui con Josef Fiore, uno dei migliori in campo, il portiere. Gli chiediamo un attimino cosa pensa della partita e del risultato. Una bella partita, penso che la prossima andrà meglio per noi. Che ne usciremo vincitori. Questa è stata una bella partita, molto, molto tirata, combattuta da entrambe le squadre, e spero davvero che vada meglio la prossima volta.